votare la sfiducia al sindaco Domenico Messinese e all'assessore Simone Siciliano. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle torna alla carica e, come dall'arresto accaduto in altre occasioni, lo fa in maniera assai diretta, elencando le manchevolezze di chi gestisce l'ente comune. Questa è la giunta che incarna in sé qualunque violazione di principio democratico. Propone un bilancio e lo propone con un sistema che lo rende immodificabile. Diciamolo subito ai cittadini, nessuno ha potuto toccare questo bilancio. Questa è una giunta, tra l'altro, molto anomala, perché parla il vice sindaco, un soggetto che mai è stato eletto, e dichiara degli orientamenti politici, dei fantomatici orientamenti politici di centro non subito chiari. Ci chiediamo il sindaco che fine abbia fatto, che è stato l'unico soggetto eletto. Lo fa tradendo quello che è il mandato elettorale, perché la giunta, il sindaco si sono presentati ai cittadini con il Movimento 5 Stelle e con un programma specifico, e lo fa in maniera assolutamente antidemocratica. Queste sono delle ragioni chiarissime per quali chiedere la sfiducia. E poi c'è una verità assoluta: i cittadini lo stanno vedendo, che questo è un sindaco che non porta benefici alla città. Un esempio solamente: avevamo chiesto di modificare il sistema di tutela delle strade rurali. Sapete che cosa fa il sindaco? Anziché proteggere le strade rurali, gli destina delle mere briciole e poi dice delle cose che non corrispondono a quelle che sono i reali orientamenti. In particolar modo, Morgana, cosa dice che a voi non piace affatto? Ma sostanzialmente il sindaco afferma di stare facendo dei progressi in termini di tutela dell'agricoltura, per fare un esempio, o di tutela dei servizi sociali, ma invito tutti a vedere quali sono le somme destinate a questi ambiti. Praticamente zero, le cose sono due, ma come o il sindaco non ha ben chiaro che per far bene a una città serve destinare somme importanti a determinati settori, oppure il sindaco vuole semplicemente fare uno slogan e dietro non c'è assolutamente nulla. I grillini in Consiglio Comunale, attraverso una nota, sottolineano che l'arresto della giunta risulta politicamente non pervenuto. Basta guardare quelli che sono i media, parla semplicemente sempre il vice sindaco Simone Siciliano, parla addirittura quando non dovrebbe neanche farlo. Lo fa quando dovrebbe parlare il sindaco. L'orientamento politico di una giunta, le linee programmatiche, quelle che sono le identità di una giunta, vanno tracciate dal soggetto eletto dalla gente, dal popolo, non da un nominato. Noi non ce l'abbiamo con nessuno, noi facciamo semplicemente delle valutazioni politiche, e in questo caso la valutazione è pesantemente negativa.